Spazio alla responsabilità, siamo con il Cavaliere del Lavoro Stefania Brancaccio, responsabile amministratore della Coelmo, che è uno degli antesignani della responsabilità sociale di impresa prima, oggi condivisa. Un percorso insomma, che parte da lontano, tanti anni fa. Sì, sì, infatti la nostra azienda, io correggo il titolo iniziale, io sono il vicepresidente della Coelmo, perché siccome è un'azienda molto anziana abbiamo finalmente avuto, adesso è la terza generazione e quindi abbiamo innovato anche in questo tutto il nostro staff dirigenziale. Avete stranamente fatto il ricambio generazionale, perché in Italia non solo nella politica ma anche nell'imprenditoria c'è poca volontà di ricambio. Sì, sì, la rottamazione ci piace, l'innovazione ci piace. E siccome bisogna essere responsabili oltre che fuori, soprattutto la responsabilità sociale è in azienda per prima cosa, oltre che poi esternarla naturalmente, bisogna viverla all'interno dell'azienda. Cavaliere, dicevamo che la sua azienda ha cominciato 20 anni fa, se non sbaglio, a applicare e anche a diffondere i principi della responsabilità sociale. Sì, la nostra prima certificazione di controllo di gestione è data addirittura il primo manuale di controllo di qualità in azienda data dell'80, quindi è stata una prima certificazione che noi abbiamo ottenuto e poi man mano la nostra azienda è cresciuta con la consapevolezza che queste, io le chiamo leggi o questo rispetto dei vari articoli della nostra meravigliosa Costituzione che obbligano un'azienda ad essere civile ancor prima che responsabile, non solo noi li abbiamo recepiti ma siamo andati ancora molto al di là. Perché? Perché l'abbiamo metabolizzata, perché abbiamo capito che da soli non si faceva niente e con la volontà di allocarci il primo stabilimento, noi siamo sempre stati qui in Regione Campania, non abbiamo mai voluto delocalizzare sebbene la tentazione fosse tantissima perché fuori vedi costo del lavoro, vedi facilitazioni, avrebbero consentito sicuramente una velocità, ma noi abbiamo sempre pensato che uno dei primi obblighi di un'azienda è quello di rimanere sul territorio, di fare qui la propria, passatemi il termine, moralizzazione, perché ancora prima di etica si deve parlare proprio di moralità del lavoro, moralità della gestione e di mettere al centro l'uomo ancor prima del profitto dell'azienda. La Coelmo è una vera e propria impresa industriale, di che cosa si occupa nello specifico? Noi siamo manufatturieri, quindi azienda manufatturiera metalmeccanica, quelle delle tute blu naturalmente. Noi costruiamo, progettiamo, realizziamo e quindi costruiamo in azienda ed installiamo i gruppi elettrogeni con il 70% della produzione all'estero. E lo fate con un grosso scrupolo nei confronti dell'ambiente? Sempre, noi cominciamo dai nuovi 2 stabilimenti di Acerra che sono stati costruiti con i parametri di impatto zero completamente. La nostra azienda è certificata ISO, l'ho certificata OSAS 18001, quindi al di là appunto del controllo della certificazione stessa, noi abbiamo ideato e abbiamo progettato e realizzato questi stabilimenti coinvolgendo, e questo è stato non solo l'interno e la volontà della nostra, ma tutto l'intero comparto, cominciando, non lo so, dallo stesso studio di progettazione, che fosse uno studio di progettazione attento a questi problemi, a chi ci ha costruito il manufatto, a chi è venuto a fare dentro gli impianti, quindi abbiamo preteso il rispetto e controllato tutta la catena, così come di fatto facciamo tutta la cosiddetta supply channel, cioè la catena di gente che lavora intorno a noi. Prima lei ha fatto cenno alla questione delocalizzazioni, che è una questione cruciale, che peraltro ha una sua attualità. La settimana scorsa ci sono stati vari flash mob organizzati dai lavoratori, auto-organizzati dai lavoratori in diverse città, soprattutto del sud Italia, anche a Napoli, in particolar modo riferiti alla vertenza telecomunicazioni, alle delocalizzazioni dei call center per intenderci. Però è un argomento, è una questione che riguarda tutto il tessuto industriale del nostro paese. Ecco, il tentativo di far rimanere qui le nostre aziende rientra a pieno titolo nel discorso della responsabilità sociale. L'Europa può, attraverso delle politiche di protezione e di incentivazione, favorire il mantenimento
in Europa e in Italia dei nostri impianti industriali? Guardi, una prima denuncia che è fatto d'obbligo fare e che ha lanciato un grido di allarme la Banca d'Italia, che ha mostrato ieri, ha presentato il suo rapporto, da dove si evince? Ha presentato un rapporto di tutto l'intero comparto confindustriale nazionale e in particolare un focus sul meridione, che naturalmente ci riguarda maggiormente, ed è stato visto che tutte le aziende, cioè la mancanza di coordinamento, appunto di responsabilità sociale fra tutti gli organi politici e la non attenzione alle aziende estere che hanno, si erano allocate da noi qua, hanno sfruttato, e dico sfruttato, proprio i nostri lavoratori e se ne sono andate creando per primi, perché noi con andato via con l'esodo dei grandi gruppi nel meridione abbiamo aumentato e sollevato la disoccupazione in maniera incredibile, perché non c'è stata l'attenzione da parte dei gruppi europei o italiani o della politica da dire un momento, sei venuto qui, ti eri allocato qua, i primi stabilimenti a dismettere sono stati quelli nostri, perché mancanti di protezione. Se andiamo a vedere questi stessi stabilimenti nei loro luoghi, non hanno questa mano, non hanno, e pensi che questa variabile, questa trasparenza e quindi etica di leggere questo dato non è dato, scusatemi l'appiccico, perché non viene su questo focus, cioè non viene dato il reale dato di dire quante aziende estere che sono venute nel meridione, che hanno dato lavoro a centinaia e migliaia di persone, se ne sono poi andate e per prima cosa hanno preferito tagliare questo ramo, anche nella loro crisi, perché la crisi è globale, questo ramo nostro, e non c'è stato nessuno capace di intervenire o di dire per esempio provate a fornire mobilità ai nostri lavoratori e portarveli dove avete gli stabilimenti lì. Cavaliere, quanto è difficile avere non solo un impianto industriale importante come il suo, ma anche cercando di appunto e riuscendo a coltivare i principi della responsabilità sociale in un territorio difficile come quello campano, che ha tanti problemi come ben sappiamo? Guardi, il territorio campano è, naturalmente è un po' per storia, un poco perché per naif noi lo diciamo e non posso non dire che non sia un territorio difficile, ma un territorio diventa difficile quando non si coltivano, una persona, mi scusi il termine, ruba perché non ha da mangiare, poi si affiglia alla delinquenza, ma il primo grande è la disperazione, cioè quando un territorio è disperato si è disposti a fare qualunque cosa, quando un territorio è disperato si abbassa anche la morale, quando permettiamo e non controlliamo una marea di aziende in nero, poi dopo non ci possiamo aspettare, diciamo, che ci sia trasparenza o capacità, quindi la difficoltà sta nel non avere, ahimè, alle spalle tutto un intero sistema, ma è inutile che sto qui a piangere, è tutto il, puoi essere buona, brava e bella, ma essere un fungo in un contesto che assolutamente non ti aiuta, in istituzioni che guardano solamente all'interno o che proclamano, ecco, di avere pubblicato manifesti di etica, di moralità, e questo ce l'hanno tutte le associazioni, diciamo, ma poi in effetti assolutamente non mantengono le promesse oltre questi proclami. Quindi da quando lei ha cominciato nel 1980 a oggi, 2013, la situazione la trova migliorata o viceversa? Ma guardi, io ne piglio un parametro che è quello che probabilmente più ci interessa, le SA 8000, dire a tutte quelle imprese di pulizia il cui parametro era l'obbligatorietà di certificarsi la SA 8000 per poter avere appalti di lavoro di pulizie, abbiamo venduto, mi scusi il termine un poco violento, ma abbiamo semplicemente venduto una certificazione, cioè non fare, la mancanza di cultura porta, ahi noi, ad avere questi risultati. Però insomma non molliamo. Assolutamente no, siamo qua per questo. Cavaliere, io la ringrazio e buon lavoro e in bocca al lupo per qualunque cosa. Grazie, grazie per avermi ascoltato.